Il momento di asmatici, Yoka Bonito 0 punti, asmatici 3. Classifica, perché gli asmatici hanno battuto il Real Noce la settimana scorsa. Yoka Bonito invece arrivano sia dalla sconfitta contro i Mastacchioni, attenzione, è successo. Dicevamo, la settimana scorsa Yoka Bonito hanno perso anche contro i Galatasaray. Intanto si parte, allora, formazioni per Yoka Bonito, ex LFB, ex Bayern Leverkusen. Stavola tra i pali. Secondo tempo. Primo, appena iniziata la partita, Buio. Abbiamo fatto tardi il Buglione. Cosa vuoi da me? E allora, dicevamo, informazioni. Stavola, Varriale, Amato, Lucci, Rubino, Di Napoli e Gallotti alle spalle. Di Luongo a disposizione non c'è, Vallefuoco che infortunato. Gli asmatici, De Angioletti, Scarlatella a sinistra, Esposito e Rosato. Centrocampo Marmo con, vediamo un po', Casazza che gioca centrocampista laterale. Avanti c'è Del Gaudio, eccolo là. Mezzala sinistra c'è De Fusco a disposizione. Ci sono Mantice e Marzano, prontissimi a entrare a dare il loro contributo. Più di ignoranza però che di tecnica. L'ultimo match sarà tra Mastacchioni e Roma. Mastacchioni guidano la Silver League dopo due giornate, hanno 6 punti. Il Galatasaray in questo momento va in testa perché sta vincendo contro la Aston Villa nel campo a fianco. In questo momento il Galatasaray, dopo il pareggio alla Roma e la vittoria su Yoka Bonito, andrebbe a 7 punti più 1 dai Mastacchioni che giocano tra poco contro la Roma. Parte Gallotti, Murato, poi prova a rinviare la formazione degli asmatici. Vediamo un po', no, che sicuramente non si aspettavano di avere la posizione in classifica più elevata del Yoka Bonito inizio stagione. Yoka Bonito che era partito i prospetti almeno combattere per il titolo di Silver, è già meno 6 dalla vetta. Casazza, Del Gaudio fa due movimenti, uno ad andare e uno incontro. Casazza invece lo serve troppo tardi, tanto macello qui a centrocampo, non si capisce nulla. Del Gaudio spinge sinistro, batte Del Gaudio, occhio dentro a chi salta, fate un cross morbido, sfiora Di Napoli, Luongo, poi salta Amato, esce male Rosato. Di Napoli dentro, colpisce Luongo, si alza il pallone, Luongo di testa, spara ancora in avanti Esposito, controlla Di Napoli, pressione Yoka Bonito, Lucci, palla difficile per Amato, fuori Scarlatella, Marmo che oscilla tra un mastacchione e un asmatico, ma Carlo Marmo, presenza un po' di qua un po' di là, molto cresciuto Marmo negli ultimi anni come calciatore. Palla per Rubino, il cross deviato, De Angele, rimessa con le mani, se ne incarica Rubino, 1-2 con Gallotti, ancora scambio, Rubino crossa, deviazione, pallone lungo, Gallotti di testa, Lucci va da Varriale, con calma Yoka Bonito cerca spazio, Scarlatella mette il pallone fuori. Entra Mantice, esce Esposito, giusto? Fate un pallone, salta De Angioletti, dei Napoli, De Angioletti! È Esposito che è uscito. Ah, Russo, no, allora non c'è, oggi non c'è Esposito. Non c'è Esposito. No? Del Gaudio, direttamente in porta.
Parte un pallone al volo, lungo, alta. C'è un pallone nell'area di rigore, salta Lucci. Sempre 0-0, mentre il pallone è per Amato, che mette la punta sotto, lancia, mantici a vuoto, lungo, spazza in qualche modo il giocatore degli asmatici. Poi qua Casazza stava per abbattere di Napoli, e allora Lucci gioca il pallone avanti, occhio a Mantice. Una Madonna è volata, questo è sicuro. E di seconda allora Longo vuole farsi toccare il pallone da Gallotti. Longo, altissima. Colpo di testa, la palla arriva a Rubino, si coordina. Ancora pressione alta, Mantice saltato, poi arriva Scarlatella, il rinvio, asmatici che fanno bunker. Poi partono Marmo, attenzione a questo intervento di Varriale che comunque recupera, poi arriva ancora col tacco Casazza, Lucci si gioca in un fazzoletto di campo e i ritmi non sono poi tanto bassi. Rubino lanciato, che intervento che ha fatto, e poi sì, butta la palla un po' a caso. Rosato, anzi sì, Rosato. Sì. Di Napoli, mette dentro, morbido, saltava Varriale altissimo, De Angeletti smanaccia un po' male, e allora Varriale la rimescola. Di Napoli contro Marmo. Di Napoli parte un cross, colpo di testa di Rubino. E intanto ci stiamo chiedendo per quale motivo Don Antonio, quella calatassa cazza stombirra, dura 95 minuti a tempo. Abbiamo fatto boh. Ma poi ha fatto prima, la pausa di primo tempo dura 10 minuti. Proprio capite, è caldo, sì, te è caldo. Ma queste sono le qualificazioni che adesso Mantice mette un piede. Salta, colpo di testa, pallone fuori. Si va con le mani Gallotti, sempre 0-0. E allora Di Napoli la tocca, Gallotti salta il primo, palla imbucata per Di Napoli, lungo, porta vuota. Entrato Marzano Pinzi, o Pinzi Marzano, per gli asmatici. Scarlatella controlla, va con l'esterno, perde il pallone Gallotti, sterza, c'è Di Napoli, palla per lui, Di Napoli colpisce lungo. Gallotti, Scarlatella saltato anche, e poi De Angioletti, gran presa, c'è lo scatto di Fusco. Sì sì, palla che viene recuperata da Di Napoli, mette il pallone fuori, rimessa per gli asmatici che si affacciano alla metà campo avversaria. Marmo, ancora Marmo, gran numero Marmo, forse contatto, Varriale porta il pallone su, Varriale sterza, va col sinistro, De Angioletti come può. Allora Rubino, ma di là pure Calatasacazzo penso che stanno dilagando. Lungo, si gira, spalla alla porta, cerca un destro, arriva Rubino, dentro il pallone, De Angioletti la fa scorrere. Numero di Lungo che poi cerca Di Napoli, c'è il rimpallo, Rubino arriva su questo pallone vagante, De Angioletti. Ancora lui. Lucci, bravo a servire nuovamente Di Napoli. Cerca il pallone a Rubino, Rubino ancora, si salva, gli asmatici. Ah sì, parte un pallone lungo per tutti. Con le mani lungo, poi l'appoggio ancora a Gallotti, cerca un bel cross col pugno alla Superman De Angioletti, poi calcia Lucci. Occhio a Lungo, De Angioletti, c'è fallo su di lui. Varriale, dentro porta vuota, la palla non entra, De Angioletti compie un miracolo, si salvano gli asmatici, che prodezza del portiere degli asmatici. Si mantiene lo 0-0, ma veramente a fatica gli asmatici devono contenere le discese degli Oca Bonito. Gallotti alza, Marmo, occhio a Pinzi, sta arrivando Del Gaudio. Tavola, Varriale, salta secco Marmo, sale Varriale, zona tiro, prova alta,
Variale col brivido, Lucci, salgono, Yoga Bonito, sempre 0-0. Occhio a questo retropassaggio, Marmo! Vantaggio asmatici! Ha segnato Carlo Marmo! Sono impazziti tutti al Campo San Rocco per il gol di Marmo! Secondo centro in stagione per lui, è già un record. Chi sta veramente stato facendo? Prova di Napoli, palla sul fondo. La reazione di Yoga Bonito, che hanno dominato il primo tempo, ma la zampa di Marmo a recuperare quel pallone e poi a infilarlo in rete è un colpo di scena incredibile. Intanto qua Stavola, non lo so, punizione lì, perché la mano era fuori all'aria. Incredibile, colpo di scena. Occhio perché si può anche battere velocemente, sono tutti distratti. Invece viene gestita male. Cambio verso Variale. Palla verso Lucci. Lucci dentro Rubino. La palla è per Luongo e salva De Fusco. Occhio a Del Gaudio. Variale, Amato, Stavola gestiscono questo pallone. Variale va in pressione Marmo. Poi Lucci. Variale arriva al piede di Del Gaudio. Gallotti sbaglia. De Fusco, attenzione, vanno in due, cade Amato, Gallotti dentro, Luongo si gira, calcio alto, c'è un lancio Amato di testa, Stavola, poi c'è un errore di Stavola che va a recuperare, mamma mia, altro brivido lì dietro, Stavola ride ma Variale lo vorrebbe ammazzare di botte, scende Del Gaudio, parte un cross, Amato, c'era Pinzi in aria di rigore. Rubino, Marmo e poi Marmo, primo tempo 1-0 asmatici che si applaudono. E allora comincia la ripresa, gli asmatici conducono 1-0 su Yoga Bonito. Ancora Yoga Bonito in avanti, Gallotti. Palla dentro De Angioletti, controlla tutto, c'è Del Gaudio che vuole il pallone in avanti, De Angioletti prova a servirlo ma ha un pallone altissimo. Gallotti prende posizione, vediamo un po', c'è un fallo di Scarlatella. Caccerà Variale, c'è il fischio, Variale, mamma mia, su un altro pianeta Variale. Occhio perché ora tornano avanti gli asmatici, solo per poco. Occhio perché sta scendendo Del Gaudio. Pizzi, come stai su Instagram? Aspetta. P1. C'è il sinistro intanto. La tocca di Angioletti. Parte un sinistro ancora di Angioletti sul Luongo. Dice di no, mantiene il vantaggio di una rete a zero. La formazione degli asmatici che ora deve subire ancora. Qua la rimessa è sbagliata. Intanto Marmo viene abbattuto dopo un sombrero su Rubino. Chiede scusa a Rubino. Marmo è formissimo. Vediamo un po' di che con le mani per il Yoga Bonito. Va Rubino dentro in qualche modo. La difesa degli asmatici con Casazza, poi di Napoli, prende la mira, calcia, la tiene con le ginocchia di Angioletti e salva ancora il risultato.
Colpo di testa di Varriale, lungo, palleggia, poi bravo a saltare il suo avversario, c'è un fallo. È entrato un Fattori per gli asmatici, lui, Buglione, Marmo, sono giocatori che galleggiano tra asmatici e... Basta che... Salta Varriale, Marmo. Ancora con le mani Yoga Bonito. Amato. Palla fuori. Occhio a questo 1-2 che stava uscendo tra Fattori e Del Gaudio. Lucci. Sguardo avanti, lancio. Scarratella con Rubino, duellano. Salta bene Scarratella. Amato. Palla dentro. Salta Marmo. Poi arriva Gallotti, deviato angolo. Parte un altro cross, saltano tutti. Marmo di testa, mette fuori. Amato, palla avanti. Gallotti si gira. Ancora Gallotti, anzi lungo, no Gallotti. Scarratella spara su Amato, pallonetto, tutto fermo. Corre il tempo, sempre 1-0 per gli asmatici, ancora Yoga Bonito, di Napoli cerca Gallotti in aria, Gallotti sinistro in mezzo, vediamo un po' di che ultimo tocco, calcio d'angolo, occhio ai saltatori, Gallotti, parte il cross, Varriale, miracolo, miracolo di Angioletti, guardate i Fattori. Ancora un cross, palla fuori di Napoli. Cosa ha preso di Angioletti? Cosa ha preso di Angioletti? Palla lunghissima di Del Gaudio. Marmo su Stavola. Amato. C'è fallo su Rubino. Calcio d'angolo però. Intanto lungo. Con le cattive qua, c'è il giallo per lui. Michele, prendilo! Batti. Occhio nel box. Ma se si è tremato, ci vuole Dries. Non ce l'abbiamo ancora le chiavi. Il cross! L'ha toccata Rosato. Palla fuori. Si coordina Lucci. Gallotti, arriva Lucci, due volte, Lucci pallonetto, calcio d'angolo, parte il cross, Fattori, Varriale, drift, Varriale sinistro deviato di Angioletti, Varriale, zona tiro, prova lui ancora fuori. 12 minuti alla fine, sembra un'eternità per Scarlatella che voleva già il fischio finale. Prova a uscire, il rinvio, ma c'era un fallo. A sorpresa incrocio! Rubino, senza chiamarsi distanza, colpisce un incrocio terrificante. Poi ci riprova Lucci. C'è un lancio. Stavola. Va di fretta la formazione del Yoga Bonito. Rubino. Si fa male Scarlatella che poi aggredisce. Attenzione perché Rubino la testa, c'è fondo. Stavola, la pressione di Del Gaudio. Occhio ai pasticci lì dietro. Calcio d'angolo. Torna avanti la formazione degli asmatici. Occhio a Marmo, occhio anche a Scarlatella con i suoi centimetri. Vuole il pallone Marmo, parte un cross. Varriale, mette fuori. Rubino, c'è fallo di Marmo. Marmo, salta Del Gaudio. Poi Gallotti, Marmo si coordina. Occhio perché c'è un altro pallone perso. Marmo palleggia. Marmo destro.
Va lungo, prova deviato, barriera, calcio d'angolo. Soffrono ancora gli asmatici e ci sarà da soffrire per ancora un po' di tempo. Di Napoli parte un traversone, Variale al contrario. Adesso ha fatto un gol esagerato, è stata pure la punizione di Mancini, bella, sì, bella, e poi pure un paio di top save di De Rosa, però non ho messo i preferiti. Vabbè, no, le vediamo. C'è una palla che scorre, Marco, vediamo un po', Marco, ma il cambio? Carlo, quella è colta, palla che fa? Palla con le mani, così così, lungo gira, De Angioletti. Va con le mani avanti, è partito Fattori che spinge. Amato recupera Del Gaudio, che poi si spinge, l'ultimo tocco di Gallotti. Palla dentro, Gallotti prova a salire, Gallotti, una furia, salta Scarlatella, lungo, la palla non entra. Fattori dentro, Marmo va Reale in qualche modo, Rubino sale lui, grandissimo intervento di Del Gaudio e Scarlatella cerca ma non trova un compagno, buttando questo pallone avanti come può, anche Marmo mette fuori. Si stringono i centurioni degli asmatici, fanno bunker lì dietro. Variale dentro, non ci credo, Rubino, che cosa ha fatto, parte Fattori, non ci credo, Rubino, porta vuota, calcio d'angolo asmatici. Ma cosa ha fatto Rubino? Fattori, rasoterra, palla che passa, lungo, rinvia Rubino, l'aggancia, poi Russo in qualche modo alza campanile. Amato, il pallone non esce, Amato non sa che fare, poi ragiona, lungo dentro per Amato, buona combinazione, De Angioletti, miracolo, e poi fondo. Parte un rinvio lunghissimo. Calcio d'angolo per il Yoga Bonito di Napoli. C'è Amato, ci sono tutti in aria, parte un cross lungo. Stavola inizia a sbraitare in porta. Fattori, lungo, Variale, Marmo, prova a lanciarsi, parte Marmo, Marmo velocissimo, intervento di Amato. Parte il pallone di Marmo, però sbaglia qua, Gallotti, ripartono, Yoga Bonito, sale Gallotti, vola una scarpa, arriva Di Napoli e salva Russo, anzi Rosato. Intanto Scarlatella non ha la scarpa. Di Napoli, Gallotti, altro cross che sbatte su Scarlatella. Prende la rincorsa, Gallotti dentro, De Angioletti coi pugni, Marmo non arriva, Amato, Marmo. 100 secondi più recupera alla fine, Gallotti, parte un pallone forte, Marmo. Il nome Patrice Fierro. Sta facendo mantice. Gallotti, il cross. Lungo, prende posizione, Gallotti, calcia! Stavolta lo sbagliano! 1-1! Gran gol di Gallotti! A volte le favole finiscono. Vincenzo! Fate
Si dispera anche Mantic. Giallo per Amato intanto. 1-1 a un minuto dalla fine. Tre minuti alla fine del match. Del Gaudio, fondo. Lucci, avanti. Aggredisce Varriale, la palla non è sua. Amato, verticale, Varriale, controllo, tiro. Arriva Longo. Salva, anzi Lucci, salva tutto. Tanto ora sia Buglione che Fattori in campo. Calcio d'angolo di Napoli. Parte il cross. Salta, Longo, fondo. Il rinvio è lunghissimo. Occhio a Fattori, tacco di Buglione, che non trova la porta. Anzi, la trova ma in maniera debole. Di Napoli, Longo. Chiude Scarlatella su tutti. Scarlatella oggi, grandissima partita. Di Napoli, parte un traversone, saltano un po' tutti, Varriale palleggia due volte, poi col destro, Longo la leva, Rubino, Longo, vantaggio all'ultimo respiro della formazione degli Ocabonito. Vantaggio 2-1, Rubino chiude, la rimessa è per gli asmatici. Occhio a Buglione, col destro, due in barriera, 2-1. Rocambolesca partita al San Rocco, Buglione prova la sua terra. Serie di rimpalli, rimessa affidata a Russo con le mani. Occhio a Scarlatella e Buglione. Invece batte del Gaudio. Palla dentro, Scarlatella non arriva, stavola male. Poi si coordina Buglione, Rubino, avanti, De Angioletti. Ancora, sbaglia Di Fusco di Napoli. Prende tempo, va da Rubino. Destro di Rubino, De Angioletti. La palla è uscita. C'è un fallo. Fallo! Sono molto caldi gli animi in questo momento. Parte un tiro, De Angioletti non la tocca nemmeno, finisce 2-1. Trionfano per la prima volta in stagione i Ocabonito. Non c'è una partita dai mille volti. Scusa, lui. Una partita dai mille volti, 1-0, la porta sembrava maledetta. A 3 minuti, anzi a 4 minuti dalla fine, 2 gol. Secondo, il primo però è stato bellissimo, no? No, boh, l'importante è che abbiamo segnato, non mi importa di come è stato il gol. La maledizione però forse scompare oggi, oppure c'è ancora tantissimo da lavorare. Speriamo, perché no, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Oggi un paio di gol, quello di Rubino. Voglia. No, ma mica solo quello. Poi, oltre a quello abbiamo. Comunque non dobbiamo fare queste, diciamo, sciocchezze a difesa, perché regaliamo soltanto culo. Senti, una vittoria che vi aggancia come punteggio proprio agli asmatici, il campionato potrebbe iniziare oggi? Sì, no vabbè, potrebbe iniziare oggi, non lo so, perché comunque le due partite perse contano nella classifica finale, quindi dobbiamo stare testa alta e concentrati e andare avanti. Complimenti Gallotti, una dedica per il gol. La dedico a tutti i miei compagni di squadra e spero che sia il punto di la forza. La svolta, spera nella svolta Gallotti, salutiamo Gallotti, ciao Gallotti.